Grazie Davide, buonasera. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati allo studio 2 della RSI, che come buona e sana abitudine spesso e volentieri offre questo palco, la diretta radiofonica, il live streaming e soprattutto un pubblico in presenza, in carne e ossa, un pubblico appassionato che mi piace farvi sentire bene una volta ancora. Tutto questo lo offriamo a un artista che ben conosciamo da tempo immemore, un artista per il quale nutriamo grande stima e grande affetto, e lo ripeto, da tempo immemore, da decenni a questa parte, che è stato anche più volte nostro ospite, tanto in concerto quanto nell'ambito del showcase, ma anche ai nostri microfoni, anche di recente. Perché? Perché nutriamo questa stima, questo affetto, non solo per la sua scrittura musicale, per la sua ispirazione, per il suo essere artista a tutto tondo, ma soprattutto anche per la persona, per quanto veicola attraverso i suoi concerti, la sua musica, le sue canzoni. Un artista che, come probabilmente saprete, nel mese di gennaio, dunque poco fa, ha licenziato il suo 24esimo album, se ricordo bene, che si chiama Canzoni Segrete. Mi piace sottolineare che questo album per la prima volta l'ha portato ai vertici delle classifiche di ben 4 paesi: Svizzera, Italia, Germania, Austria. Ma non è per questo che l'abbiamo invitato, lo invitiamo perché veicola valori importanti, idee importanti, grande musica, poesia, arrangiamenti sopraffini, soprattutto con lui questa sera sul palco un quintetto, la Palermo Acoustic Quintet, che merita tutti gli applausi che possiamo loro tributare. Però, come potete immaginare, proseguire con il nostro lavoro quando a qualche chilometro, anzi a un paio di migliaia di chilometri nel nostro continente, l'attualità è entrata in modo sconvolgente nelle nostre vite, l'ha messa a soqquadro da qualche giorno a questa parte, c'è una guerra in corso, non è evidente potervi proporre uno spettacolo, mettere in circolo delle idee, ascoltare musica dal vivo, che ci è mancata molto in questi anni. Però la nostra risposta non può che essere questa, non può che essere la condivisione, la fratellanza, la musica. Siamo qui riuniti anche forse per questo, è l'antidoto che noi pensiamo possa essere per cercare di, psicologicamente parlando anche, ma non solo, essere qui presenti con un pensiero rivolto anche a chi sta peggio di noi, che sta vivendo delle sofferenze inenarrabili, che fortunatamente noi non conosciamo o possiamo solo concepire o immaginare, per meglio dire. Ed ecco perché sul palco questa sera abbiamo un grande artista che è tornato a farci visita e risponde al nome di Pippo Pollina. Finestra aperta sulla strada che si inerpica, sui rami della terra, questa terra, e che ci racconta piano che durerà l'inverno e fiero a giugno il grano. Ma ti ricordi ancora quella casa lungo il fiume che porta giù in città, dove si nascondeva l'uomo che indossavi sull'uscio della sera? E il suono del silenzio nell'aria ferma e scura
che questa lunga attesa non porterà paura, ma ci sarà una musica anche domani, ci salverà, ancora lo farà. Come una finestra aperta su una nave in pieno oceano, è una notte deserta, vuota e incerta, ma che sorride piano, che tempo per guardarci e prenderci per mano. Ma ti ricordi ancora di quando da bambini le corse dietro un treno, i pianti e le risate, la vita splende lenta sul gioco delle fate. È il buio della notte, perché non dormi ancora, che presto arriva il giorno e scaccia la paura, ma ci sarà una musica anche domani, ci salverà. Quelle braccia forti, con le tue mani grandi, quegli occhi non ancora aperti. Vai, vai, vai. La strada grida avanti, disegna archi e ponti, prepara le tue ali ai venti. Vai, vai, qualunque sarà la via, qualunque la tua compagnia, qualunque la tua idea. Vai, vai, il silenzio, un lieve sospiro, da lontano, senza un respiro, sentirei sempre la tua mano sulla tua. Thank you.
diventa un gran teatro, ti grida fuori o dentro. Vai, vai e poi vai. Il sole o pioverà, un villaggio, una città, un minuto, un'eternità. Qualunque le tue parole, qualunque le tue melodie, le gioie, le malinconie, vai e poi vai. In silenzio ti nascosto tra gli alberi del tuo giardino, tra i pensieri del tuo mattino, ti sarò vicino. Buonasera e benvenuto Pippo Pollina, che bello ritrovarti qua. Grazie, grazie mille. Rimani lì? Non vieni qui? No, rimango qua, okay. Rimango qua perché, per i motivi che puoi immaginare. Un applauso, anche un ribenvenuto alla Palermo Acoustic Quintet, che è sempre un piacere ritrovare. Però mi alzo, dai. Allora, sappiamo che questa è una sorta di data zero, tra virgolette. Domani partirà il tuo tour vero e proprio da Torino. Per alcune settimane incontrerai del pubblico in carne ed ossa, del pubblico appassionato, incontrerai dei palchi che profumano di storia, dei teatri italiani, incontrerai la tua musica dal vivo, potrai finalmente sciorinare le canzoni che con tanta cura e tanta attenzione hai scritto in questo tempo sospeso, che ha mantenuto te e tutti i tuoi colleghi, tra virgolette, lontani da questa condizione meravigliosa, soprattutto per noi ma anche per voi. Quali emozioni stai vivendo adesso che hai messo il piede su un palcoscenico, che senti i legni che suonano, le tastiere, e senti soprattutto, guardi negli occhi la gente, la tua gente? Guarda, dopo 2 anni di silenzio, di assenza dalle scene, mi sono reso conto che questi 4-5 metri quadri di palcoscenico sono una parte di patria, sono un pezzo di patria che erano venuti a mancare, perché questa costrizione di dover andare via, di doversi assentare, peraltro per un lungo tempo, che non era previsto all'inizio, quando è iniziata la pandemia, pensavamo... vabbè, un paio di settimane, un paio di mesi, alla fine un paio d'anni, meno male che è finita, o quasi, meno male che sta finendo, speriamo, perché è stata alla lunga veramente difficile quella di rinunciare alla musica dal vivo come momento di scambio tra noi e il pubblico, che ci è mancato molto, perché alla fine, quantunque si sia anche musicisti di studio e si vada a fare un disco, si registri un disco, il nostro compito è quello di portare le canzoni alla gente e di farlo dal vivo, di cantarle vis-à-vis, quindi ricevere, dare delle emozioni e ricevere al contempo le medesime dal pubblico che le ascolta, quelle canzoni lì. Quindi la tournée che ti appresti, che vi apprestate a vivere, è veramente un toccasana, una sorta di antidoto anche per tutto ciò che ci sta capitando proprio in questi giorni. E mi è piaciuto molto che quest'oggi è scritto che io penso che appunto la musica dal vivo e la condivisione siano una sorta di vero antidoto alle derive, alle storture della vita, no? Tu hai scritto questa mattina, riferendoti ovviamente a cosa sta capitando a qualche migliaio di chilometri da casa nostra, che la fratellanza e la cultura sono valori che possono salvarci, possono farci rimanere, diciamo, in piedi e non aver paura, tra virgolette, di quanto può capitarci, se questi sono i valori che riusciremo tutti a perseguire.
ma credo che l'arte e la cultura sono probabilmente i due elementi che ci consentiranno di superare qualsiasi tipo di crisi, perché attraverso queste due cose si entra in contatto in modo magico. E quindi si parla di valori, si sente di valori, si sente di ci si scambiano i motivi per i quali ci stiamo, ci viviamo in questo mondo, abitiamo in questo pianeta. Certamente non sono i motivi dell'economia, non sono i motivi della politica nel senso brutto e deteriore del termine, e non sono i motivi del mondo militare. È incredibile che a questo mondo si facciano le armi, eppure sono necessarie per mantenere la pace. Pensa al paradosso, no? I militari questo dicono: noi ci armiamo per mantenere un equilibrio di forze in campo che possa consentire la pace, quindi la non aggressione da parte di un paese nei confronti di un altro, cosa che appunto adesso sta accadendo. Ti propongo un passo indietro, nel senso che Canzoni Segrete sono nate durante questo tempo sospeso di clausura, di distanza dal prossimo, di territori molto limitati, la casa, il giardino, chi ci poteva averlo, il negozietto di paese a poche centinaia di metri. Ognuno di noi ha risposto come poteva, con gli strumenti che aveva, dal punto di vista psicologico, fisico, e chi più ne ha più ne metta. Per molti è stato, anche e soprattutto per chi svolge o dovrebbe svolgere la tua professione, che come la svolgi te, presumo che sia, anzi sono sicuro che spesso e volentieri è merce rara di questi tempi, tu hai avuto invece l'occasione di poter vivere un momento anche introspettivo, di porti delle domande, di scendere dentro te stesso. L'età passa, come hai scritto, i figli vanno via, il mondo sta cambiando, e queste canzoni, al netto di Leo, questo capolavoro che hai scritto negli anni che furono, dedicata a Leo Ferrer, sono nate in quel contesto. Ci racconti come hai vissuto, da artista soprattutto, oltre che da essere umano, quei momenti, e perché queste canzoni segrete potevano nascere solo in quel contesto? Allora, il primo anno di pandemia per me è stato molto bello, perché mi ha messo nelle condizioni di avere davanti a me improvvisamente un lungo passo di tempo inaspettato. L'idea di avere tanto tempo davanti senza lavorare, che meraviglia, cosa che io non mi sarei mai permesso di fare in condizioni di normalità. E invece questa situazione mi ha obbligato ad un fermo, ad uno stop. E questo stop mi ha provocato delle domande. E adesso, perché io sono sempre stato uno che non è stato mai fermo in vita sua. Quando non lavoravo viaggiavo, quando non viaggiavo mi inventavo qualcosa. Insomma, certamente non sono uno troppo contemplativo da un punto di vista. Ma invece quella situazione lì mi ha costretto ad una stanzialità che poi in automatico mi ha indotto a fare delle cose che altrimenti non avrei mai fatto. Per esempio ho scritto un romanzo che uscirà in autunno. È il primo romanzo che ho scritto dopo aver scritto un libro, una sorta di autobiografia. Ed effettivamente questa è stata un'esperienza meravigliosa per me, perché è stata una sorta di raccoglimento pomeridiano di 4-5 ore tutti i pomeriggi. Facevo il caffè, mi sedevo alle 2 in scrivania fino alle 8 di sera, ero in compagnia di questi personaggi che io avevo inventato. Tanto è che, per dirtene una, insomma, quando ho finito il romanzo un anno dopo, ero molto triste, perché io in certo senso dovevo dire addio a queste persone che mi avevano tenuto compagnia per un anno e che io avevo animato. È come se ci fosse qualcuno dentro di me che in realtà lo facesse per me, cioè non ero io, era qualcuno al mio di dentro che stabiliva che cosa dovevano fare questi personaggi, che cosa dovevano dire, che cosa accadeva in quella storia lì. E questa è stata un'esperienza importante che ha avuto luogo durante la pandemia, ma la scrittura delle canzoni, gli arrangiamenti delle canzoni, la produzione del disco, approfittando di quei brevi momenti di movimento possibile all'interno di questo periodo abbastanza lungo in cui io sono andato a Palermo, ho registrato alcune cose con alcuni musicisti, poi a Monaco di Baviera, alla fine sono stati 4 gli studi di registrazione dove abbiamo fatto le canzoni segrete, che devo dire sono il risultato di una lunga riflessione di produzione, perché proprio avendo tanto tempo a disposizione non siamo stati dozzinali nel realizzarle queste canzoni, ma ci siamo presi tanto tempo
Ma assolutamente, il risultato è eclatante, davvero. Ti ringrazio, io sono contento, perché effettivamente anch'io ascoltandolo mi rendo conto che ci sono c'è quell'amore per i particolari che in condizioni di normalità non puoi porre, perché altrimenti costa troppo fare un disco per un anno. Invece noi ce la siamo presi comoda, l'abbiamo fatto. Allora Pippo, io, per citare un tuo celebre conterraneo, mi corregga signora se sbaglio, abbiamo deciso che io tra qualche istante mi tolgo dai Cabbasisi. Come l'ho pronunciato? Ma guarda, devo dire che a Palermo i Cabbasisi non si dice. Una leggenda metropolitana. Cioè, no, a Palermo non si dice. Lo diceva mia madre, che infatti è della provincia di Palermo, al confine con la provincia di Messina. Però io poi l'ho risentito dopo tanti anni, come te, dal commissario Montalbano. Ma Cabbasisi, si dice Cabbasisi a Palermo, insomma, relativamente. Insomma. Nel primo dopoguerra probabilmente no. Si diceva. Però il succo è, allora, siccome hai tanta e avete tanta voglia di suonare, avete veramente tanta voglia di farci conoscere le vostre, le tue canzoni, suonate in modo veramente magistrale dai musicisti che ti porti appresso per questo tour, ma che abbiamo già avuto modo di conoscere nel corso degli anni, un'ultima domanda e poi il palco sarà tutto vostro fino al termine, anzi forse sono due. La prima, più veloce: pubblica un disco e improvvisamente entra in classifica in 4 paesi, no? Italia, Svizzera, Germania, Austria. C'è questa Italia che ti dà molto, ma personalmente anche a me dà molta gioia, che finalmente si inizia a cogliere il tuo estro musicale, la qualità della tua musica, della tua poetica. Perché la Germania, la Svizzera e l'Austria li hai già, tra virgolette, lo so che è un termine brutto da usare oggi, conquistare, le hai sedotte già da parecchio tempo. Però caspita, si inizia, non che fino ad oggi tu non avessi avuto freccia al tuo arco anche nel mercato italiano, però è importante questo. Cioè, una mattina ti svegli e vedi che il tuo disco sta piacendo, è acquistato, è amato, soprattutto è capito da un pubblico molto più vasto rispetto a prima. Che riflessioni ti hanno suscitato? Ma no, credo che piuttosto ci sia stata la necessità, dopo questo lungo periodo di riflessione, dopo questi 2 anni di pandemia, c'è stato anche il piacere di ascoltare di nuovo un repertorio di canzoni nuove, c'era il desiderio e io poi tra l'altro l'ho invocato attraverso i miei strumenti di comunicazione, ho raccomandato a tutti: sta uscendo il disco nuovo dopo 5 anni, compratevi non soltanto il disco ma anche il giradischi, perché per me è stata un'importante decisione quella di non volere inserire il mio disco all'interno delle piattaforme digitali. Non si quasi ideologica Spotify, ma importante, che condivido perfettamente. Non si trova su Spotify, non si trova su Apple Music, non si trova su YouTube. Chi vuole se lo compra il vinile o il CD, fa una bella cenetta, un bicchiere di vino, legge i testi mentre si ascolta la musica, perché la musica deve tornare ad essere protagonista, esclusiva del nostro tempo, e non l'accompagnamento di qualcos'altro. Chiacchiero, c'è la musica in sottofondo. L'arredamento sonoro mentre si fa. Assolutamente. Certo. Per questo era l'intenzione, il pubblico ha percepito in pieno questo tipo di messaggio. Per mia fortuna io ho ricevuto centinaia di email di gente che mi ha detto: ho ripreso il giradischi dalla cantina, l'ho messo di nuovo in salotto. È una soddisfazione meravigliosa, importante, che vuol dire che il messaggio è arrivato. E siccome di te da sempre apprezziamo non solo il tuo estro artistico, le qualità artistiche, la tua poetica, come dicevo, l'attenzione ai particolari, la ricerca musicale, ma da sempre apprezziamo la tua coerenza come persona e anche come artista, e mi piace sottolineare che da domani, quando partirà il tour in Italia, hai organizzato, non potevi farne a meno, perché è un impegno importante, potevi anche risparmiartelo, ma il sacro fuoco che ti arde nel petto non poteva non portarti anche a organizzare dei convegni con personalità di spicco, informate sui fatti, filosofi, pensatori, politici o gente che come te ha vissuto sulla propria pelle anche quanto
hanno significato le stragi di mafia di 30 anni or sono. Ci sono dei, le stiamo tra virgolette ricordando proprio nel 22, nel 23, 30 anni fa le stragi di mafia. Sono rimaste aperte molte domande, molte ferite. E tu hai voluto anticipare ogni tuo concerto nei teatri italiani con un incontro con personalità importanti. Ho colto la palla al balzo, perché comunque all'interno del mio canzoniere c'è sempre stato spazio per le canzoni militanti dal punto di vista dell'antimafia, visto che nessun altro collega ben più blasonato di me l'aveva mai fatto, quindi mi sono sempre preso la briga di farlo, convinto della, diciamo così, valenza politica che la problematica legata a Cosa Nostra ha sempre avuto e che non è stata mai sottolineata abbastanza. Certo, adesso negli ultimi anni, quando si parla della famosa trattativa Stato-mafia, è emersa ovviamente tutta quella serie di relazioni che ha caratterizzato il rapporto secolare fra le istituzioni italiane e Cosa Nostra. Dico secolare perché la mafia esiste da ben più di 100 anni. E quindi in qualità, lo dico in questo senso, Raggio Veruta di palermitano, penso di aver avuto la giusta patente per poter mettere in piedi un incontro per fare il punto della situazione, vedere 30 anni dopo a che punto siamo, appunto, e capire se esistono, oltre alle verità processualmente acclarate, anche una serie di verità nascoste che probabilmente il popolo italiano, e non soltanto quello italiano, ha diritto di sapere. Pippo, io ti ringrazio. Ti ringrazio per essere nostro ospite questa sera con questi splendidi musicisti e, come detto, al bando gli Cabbasisi. E torniamo alla tua poetica, alla tua musica e alle tue canzoni. Pippo Pollina! C'è una rondine, è un nebbio sfida l'altitudine, e gira il vento e soffia lento, lo senti adesso come fischia accanto. Guardala, mezzo alle stelle c'è una nuvola, e nell'oscurità una favola, un ritornello, un tormentone che vale sempre bene ogni stagione. Quando una sera mi vedrai attraversare le tue ombre mute, quando la sera chiamerà, vai, e nel silenzio griderà il tuo nome. E usciamo, dai, come una volta mi sorriderai, in giro mano nella mano, andiamo piano, al cielo un delta plan. E usciamo, dai, due passi al centro non ti pentirai, e cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia muove. C'è un'altalena, nell'alto mare gioca una balena, e gira il sole quando ci vuole, prendi un caffè, un gelato alle nocciole. Guardala, un pianoforte a coda, una chitarra, una nota rossa, una canzone azzurra, un arcobaleno in un baleno, questo tramonto colore del grano. Quando la sera ti vedrai attraversare le tue ombre mute, quando la sera chiamerà, silenzio griderà il tuo nome. E usciamo, dai, come una volta mi sorriderai, in giro mano nella mano, andiamo piano, non c'è rondetta. E usciamo, dai, tu passi al centro non ti pentirai, e cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia.
Io ho visto la neve la prima volta all'età di 22 anni, pensate voi. Prima l'avevo visto soltanto in televisione durante le gare di sci, che c'erano gli eroi di allora. Mi ricordo Gustav Töne per l'Italia, c'era Ingmar Stenmark per la Svezia, quello andava velocissimo, era il nemico numero uno, diciamo, sportivamente parlando. E per la Svizzera, anni dopo, c'era questo sciatore dal nome impronunciabile, allora Zurbriggen, giusto? C'era qualche ticinese pure, forte? Fra le donne piuttosto. E chi c'era? Ah, ok, non ho capito, però insomma. De Agostini. Quella delle enciclopedie mi suggeriscono, vabbè. Non mi ricordo, insomma. La prima volta che ho visto la neve, dicevo, a 22 anni, sul treno. Io praticamente dovevo andare in Austria, a Innsbruck, e treno Palermo, Innsbruck, pensate un po', non si arrivava mai, c'era questo viaggio infinito di una trentina d'ore. E ricordo che siamo entrati in Tirolo la mattina presto, alle prime luci dell'alba, svegliati, le cuccette, vi ricordate le cuccette del treno, che meraviglia. E apriamo la tendina della finestra, improvvisamente fuori tutto bianco. E noi, ricordo che io e i miei colleghi di viaggio siamo rimasti talmente incantati da questa visione che ci siamo resi conto, ma la neve esiste veramente. Siamo rimasti le ultime due ore di viaggio lì come dei bambini a guardare una meraviglia fuori al finestrino. E naturalmente scesi giù a Innsbruck, la prima cosa che abbiamo fatto, la prima, abbiamo posato i bagagli, e che si fa? Palle di neve, pom, guarda, scende la neve. Guarda, scende la neve, sorprende la stagione, morbida, bianca, che il passo non è breve, eride il soleone e mai si stanca. Prendo la bicicletta, prendo tempo e risparmi, che poi d'avere fretta rischio di allontanarmi, e mi dai se. Guarda, volano in cielo i petali dei fiori e del pomeriggio, i gialli dell'ostero, i verdi degli allori e del coraggio. Prendo a treno un battello, un qualcosa di forte, recito uno stornello, mangio solo in disparte e mi danzo. E con queste mie mani segno fra gli altipiani la mia vita, darò il silenzio un farò, prendimi adesso, rimani lo stesso. E con queste mie mani segno fra gli aeroplani la tua vita, darai, torna presto se vai, prendimi ancora. Scende la neve, sorprende la stagione morbida, bianca, che il passo non è breve, e ride il soleone e mai si stanca. Prendo la bicicletta, prendo tempo e risparmi, che poi ad avere fretta rischio di allontanarmi e mi dai se. Volano in cielo i petali dei fiori e del pomeriggio, e nel marciapelo un gappolo di aquiloni, segreti astrali. Prendo un toro minuto, prendo un tè per la sera, che nulla mi è dovuto, io che non ho bandiera e mi danzo. E con queste mie mani segno fra gli altipiani
la chitarra di Edoardo Musumeci. Pensieri che viaggiano arrivano lontano, come treni merci allungano il passo, ad ogni stazione un po' di coraggio che passerà, questo tempo passerà. Quei colori accesi dentro gli occhi scuri, la passione incendia il cemento dei muri, paure di mille generazioni, di chi resiste le tentazioni di questa libertà. Questo tempo passerà, passerà e si porterà con sé le tue paure, passerà e tra vita in fondo a un fiume e passerà. Così, così. Senza lama e coltelli nel fuoco di spada, su una scalinata a sognar la rugiada, una rima mai scritta, una canzone redelitta che passerà, come questo tempo vedrai passerà. Maschi scriverà dei versi migliori per chi è rischiato in prima persona ed ho cercato una soluzione e c'era la vita che lo aspettava. Abbraccio aperto e lo aspettava, sì, dietro l'angolo lo aspettava. Passerà e si porterà con sé le tue paure, passerà e travolgerà questa vita in fondo. Fiume.
il sassofono di Roberto Petroni. Città improvvisa, senza pudore, come un'onda che non avvisa e solleva il mare, come un segreto ostaggio delle tue labbra, un orgoglio costretto alla penombra da una luce di una feritoia, da una finestra, una scappatoia. Come una nuvola impaurita dal suo temporale, come un qualcosa che ci sembra ostile ma non fa male, come un saluto, un abbraccio a uno sconosciuto, come un ricordo sopravvissuto a un naufragio, altre mille vite, al dolore di certe ferite. Prendila tu, prima che scappi via, prendila tu, ti tenga compagnia. Prendila tu, con un salto felino, portala nel tuo cuore, nel tuo giardino. Prendila tu, e non importa dove, prendila tu, c'è il sole oppure piove. Prendila tu, rapiscila nel sonno, prendila fra le braccia, ma dammi un ultimo segno. Come un sogno che sfida la dimenticanza, come un regalo ben nascosto in una stanza, come una sete, un desiderio di bellezza, come il gesto un po' imprudente, una carezza, come un fiore che sorride fra le pietre, il catrame e l'anidride, che gioca mentre brucia il mondo, che a salvarlo sarà proprio questo giro tondo. Come un regalo la gioia dell'incoscienza, come l'inganno di una maldicenza, e come noi che barcogliamo toir quanto adesso è da miramare. Prendila tu, prima che scappi via, prendila tu, ti tenga compagnia. Prendila tu, con un salto felino, portala nel mio cuore, nel tuo giardino. Prendila tu, e non importa dove, prendila tu, c'è il sole oppure piove. Prendila tu, rapiscila nel sonno, prendila fra le braccia, dammi un ultimo segno. Segno.
Molte grazie a tutti voi. Grazie mille. Dunque, questa canzone che vi faccio sentire adesso è la prima che ho scritto per questo nuovo disco. In realtà l'ho scritta 3 o forse addirittura 4 anni fa, è stata la prima, in assoluta prima della pandemia. È passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche perché l'ho scritta. Però ve la facciamo sentire. Si intitola Abbiamo tutti. Io mi diverto ancora a scrivere canzoni, per questo lo faccio volentieri, non certo per fare i milioni. Tienila pure tu l'originalità, la nota distintiva è quella geniale, che da sole è una noia mortale. Giovani di dubbia razza e molte speranze, spremuti come limoni al sole, promesse e giri di parole. Un'ora alla notorietà, che uno su mille ce la fa, poi tutti a bere un brin laggiù in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, la giusta stella e poi le pietre sull'ampio cammino, la nostra storia, il nostro padrone che ci guida senza una ragione. Ci ha tolto un giorno i libri dalle mani per ridurci come schiavi nulla pensanti suburbani, ed ha ridotto senza scrupoli di sorta le nostre gite fuori porta, la purezza del domani. Quello che è stato e non importa più, fondamentale che sia tu protagonista immaginario, e che ritornino i fantasmi del passato non è un problema né un reato, un qui pro quo del calendario. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, e dentro il sacco dei rimpianti un moto clandestino, la nostra storia, i nostri ideali, inconsapevoli incontri cruciali. Abbiamo ciascuno una ribellione che attende scomposta una canzone, un amore segreto, una certezza sui dubbi di Amleto. Fabrizio Giambanco. Quanti di voi si sono chiesti, nel caso sfortunato in cui abbiate perso un padre o la madre, quante cose avrei avuto da chiedergli?
e adesso è troppo tardi? Eppure queste domande che sembrano scontate, che in realtà uno si ripete nei momenti sbagliati, perché poi alla fine è troppo tardi, appunto, abitano spesso i nostri pensieri, e soprattutto i pensieri di chi, occupandosi di poesia e occupandosi di testi, occupandosi di arte, si rivolge spesso al passato per capire e forse per scoprire delle cose a volte inaspettate. E immaginarti da solo affacciato al balcone qualche anno fa, la sigaretta scolpita e legata alle dita dopo pranzo ci sta. E il mondo gira più in vesta che può, non lo riconosci, da un pezzo lo so, anche per me non è facile, credimi, ti arranco un po'. E immaginarti seduto al caffè, dove il quartiere si incontra alle tre, prendine uno ristretto per me, che di stanchezza ce n'è. E immaginarti al balcone, che guardi la strada, che bolgia che c'è, e non ricordi la gente, oppure la mente si scorda di te. Anche quest'anno non piove pazienza, ma i fiori e le piante non possono senza, che il piatto piange se lasciano i campi a rimestare sui crampi. E che il lamento fa bene, lo sai, lo impari da giovane, ci credi, lo fai, se mai tu lo fosti in quel dopoguerra, né dubito il vento sussurra. E immaginarti da solo a guardare il tramonto che vuoi accennè, so cosa pensi, come son densi i colori d'estate, vabbè. E adesso che cose da dirti ne avrei, di dubbi e domande riempirti potrei, adesso che avrei bisogno di te, adesso mi chiedo perché. Dove sei andato a passare la sera, ora che ho il pane e una grappa leggera, ora che ho appena comprato il giornale e leggerlo insieme è normale. E gira, gira la balera e i tassi di danza, Natale il via vai, e per pudore aspettando per ore l'arrivo di quei marinai. Ed anche se tu al pallone con me non c'hai già un giocato, direi proprio un granché, azzardo un bel tiro da centrocampo, vedrai che non avrai scampo. Dove sei andato a passare la notte, che il tempo è pieno di cose non dette, se reggi forte si puro il timone, che tutto non è un'illusione. E adesso che avrei bisogno di te, raccontami ancora se è vero, se c'è una musica grande, un respiro, una rosa, un'Atlantide misteriosa, è una luce che abbaglia ed una che aspetta, un treno che non ha mai fretta. Cerco un'altra vita, una ferita, il coraggio di ascoltare quelle voci riverberare, nitide, veloci. Dove sei andato?
cerco e non aspetto, mi muovo di getto, l'ispirazione è figlia di un ricatto, non rischia nulla e recita soggetto, dove sei stata anima mia? Cerco un senso, un albero, un cortile, il ritocco antico di un campanile, la strada che curva e non ritrova, la falce bianca della luna nuova. Cerco a chi non lo farebbe, cerco febbrile inciampo fra le nebbie, cerco fra amori dalle gambe corte, la solitudine che arriva e non avverte. Cerco una parola nobile e giusta per raccontarti al mondo intero, una melodia, il canto d'un solista, un verso, un poeta austero. Cerco un porto abbandonato, la pista dell'olfiato che anima il fiato, un corridoio, un battito, un afflato, una memoria sparsa sul selciato. Cerco un senso, un abito, un cortile, un sentiero a picco su un arenile, un mattino sulle ceneri di aprile, un sole acceso sulla neve ostile. Cerco e credo nella spesa di una catena inutile, indifesa, che cerchi senza limiti né offesa, senza l'orgoglio di una pretesa. Amore, 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 dimmi come stai. Sento le tue mani, amore, adesso siediti e rimani qui. Amore, 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 dimmi come stai. È tanto che non sei. Amore, adesso siediti e rimani qui. Contrabbasso, Mario Rivera. Pippo Pollin, Palermo Acoustic Quintet. Rubo qualche istante la scena per ricordare che siamo sempre in diretta dallo studio 2 della RSI, però ci scolleghiamo con Rete 1 che torna alla sua programmazione naturale. Chi fosse interessato del pubblico all'ascolto può comodamente seguirci attraverso il video streaming www.rsi.ch/streaming. La parola, la musica, il palcoscenico. Una volta ancora, Pippo Pollina.
Lo sai che non è più la stessa cosa sedermi al pianoforte all'imbrunire e aprire la finestra di una casa, guardare fuori il tempo di venire. Lo sai che non è più la stessa vita giocare a carte, è il vecchio solitario che serve il giro e langue la partita, si ripete come un calendario. Lo sai che non è più la stessa strada che incrocia i pensieri del passante e sveste di ogni cielo la contrada e addensa di riverberi la fronte. Lo sai che non è più la stessa nota che sgorga dalle porte e dal silenzio e grida sorda la canzone vuota e ammicca sulla finta di uno sgancio. E intanto scrivo e mi dico sarà bello incidere queste ombre sul vinile e ti telefono che piove e c'è un ombrello che non c'è neanche un tetto nel cortile, che scrivo e scrivo e stiamo tutti bene, che i viaggi sono lunghi quando è inverno, che danzano fra i tronchi le altalene e che grande la vittoria del Palermo. Sai che non è più la stessa cosa passarsi la chitarra dopo cena, che placido è il pensiero che riposa e lento scorre il plasma nella vena. Lo sai che non è più la stessa voce che riempie di coriandoli le stanze e che risale il fiume alla sua foce, abbatte mura, l'odio, le distanze. Lo sai che non è più lo stesso canto che ha sopra le ali e innaffia le radici, che arrida al sole e parla l'esperanto e ci ricorda che siamo tutti amici. Lo sai che non è più la stessa luna che disperata ci offre il suo mistero, che s'alza sulla cima della dune e attrisca sulle ombre di un sentiero. E intanto scrivo e mi dico sarà bello incidere queste ombre sul vinile, che ti telefono, che piova c'è un ombrello, che non c'è neanche un tetto nel cortile. E scrivo, scrivo, che stiamo tutti bene, che i viaggi sono lunghi quando è inverno, che i danzano tra i tronchi le altalene e che è grande la vittoria del Palermo. Intanto scrivo e mi dico sarà bello incidere gli intarsi sulle pietre e ti telefono al riparo d'un cappello che allo scoccare suonano le cetre. E scrivo, scrivo che stiamo tutti bene, che i viaggi sono lunghi quando è inverno, che danzano fra i tronchi le altalene e che grande la vittoria del Palermo. Passato la mia gioventù durante gli anni Ottanta. Aggiungo purtroppo, perché mi sarebbe piaciuto in realtà vivere più pienamente il decennio precedente.
oggetto di controversie, perché c'è chi dice che gli anni 70 sono stati meravigliosi, c'è chi dice che siano stati tutto il contrario, una cosa terribile, piena di violenza, di scontri ideologici, eccetera. In realtà, anche se questo avveniva, avveniva in un contesto di grandissima intensità e certamente di grande creatività, di grande creatività artistica, di grande sensibilità culturale, di grandi innovazioni, di grandi cambiamenti. E, insomma, io alla fine mi sono chiesto se nelle mie memorie, io mi ricordo che avevo 15 anni, 16 anni, e quindi vedevo a tutto quello che facevano i miei cugini più adulti, di 5, 6, 7 anni più di me, con grande interesse, ascoltavo la loro musica, le leggevo i loro libri, e mi interessavo delle questioni che interessavano loro, quando in realtà negli anni 80 di queste cose interessavano sempre meno. Quindi mi sono sempre chiesto se in realtà gli anni 70 siano stati veramente così belli, o se forse me lo sono immaginato io. La canzone rimane e si intitola chiaramente Anni 70. Come sarebbe bello vivere negli anni 70, quando il cuore era gonfio e la fame era tanta, e l'uomo era tornato appena dalla luna per scoprire che la terra era una vera fortuna. Ridatemi Fellini e il calcio totale, rivoglio Pasolini ed uno straccio di ideale, ridatemi tedeschi da Caorle a Riccione, a godersi l'estate e il solleone. Voglio tornare indietro fino agli anni 70, i capelli lunghi e mia nonna che canta, con la televisione ancora in bianco e nero, e la lotta di classe, quella sì davvero. Musica, musica, musica di quella giusta, musica, musica di quella vera, la voce di Robert Plant, dura e sincera. Come sarebbe bello vivere negli anni 70, quando tutto era nuovo, la passione era tanta, e le ragazze portavano la minigonna, là dove il sesso era l'orgoglio di essere donna, ed anche una bestia mi aveva dignità, perché era arrabbiatura e mai volgarità. Ridatemi Marcuse, viaggi di Siddhartha, le piramidi di Egitto, il mistero di Agartha. Voglio tornare indietro fino agli anni 70, perché mi annoia a morte questo tempo di carta, e chi portava i baffi era perfino legato, e viva i pantaloni a zampari elefante. Musica, musica, musica di quella giusta, la disperazione di Genesis che ci sovrasta. Musica, musica, musica di quella vera, la Giamaica di Bob Marley, la musica nera. E Gandhi e Che Guevara, Martin Luther King, il mondo che dà marcia di Mao Zedong, e il mondo che si ferma intero ad ascoltare, che Kessis che non vuole fare il militare. Musica, 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 quando il cuore era gonfio, la passione era tanta, ridatemi l'Europa in piazza a protestare, contro tutte le guerre, contro il nucleare, ridatemi il coraggio, un po' di indignazione, prima che il grande sonno ci faccia da padrone. Rivoglio quelle idee, l'utopia di fondo, che un giorno sia possibile un nuovo mondo, ridatemi speranza e voglia di libertà, la barba incolta di Yasser Arafat, il senso del pericolo, il senso dello Stato, e viva il sacrificio di musica di quella giusta, la chitarra di Jimi Hendrix che picchia e frusta. Musica, musica, musica di quella forte, l'anarchia di Leo Ferré contro la morte. Hey! Musica, musica, musica da Oslo al Sahara, la voce indimenticabile. We'll be right back.
Ma in fondo forse non importa più di tanto che una certa cosa esista davvero. Forse è molto più importante crederci nelle cose, no? Esiste solo quello in cui si crede, non quello che forse c'è. Libertà, pace, appunto, fraternità, giustizia, eternità. Chissà se esistono davvero o se sono invenzioni meravigliose del nostro cervello. E poi che dire alla fine dell'amore, no? Questa cosa così impalpabile. Certo è che alla fine della nostra vita non conteranno i risultati raggiunti e le prestazioni fornite. Non ci verrà chiesto probabilmente se siamo stati musulmani, se siamo stati cristiani, credenti, non credenti. Forse ci verrà chiesto più propriamente quanto abbiamo amato. Forse questa è la domanda più importante a cui rispondere. La canzone si intitola Prendile se vuoi. Prendilo se vuoi, è il vento che accarezza, avvolge il sonno degli eroi, che ci confonde e turba le stagioni, e muove anche le nuvole aquiloni, le labbra nell'istante in cui sorridi. Gli uccelli che riposano nei nidi ed il riverberare lento e stanco, i passi dei poveri nel mondo. Prendile se vuoi queste parole antiche che sanno di granai e di ricordi di vite passate, le promesse, le menzogne dell'estate e i pomeriggi immobili a sognare. L'Italia e il mondo al di là del mare, e ciò che pensavamo fosse amore, quell'alba dilatata nel chiarore. Se vuoi queste domande disperate, ansia di scritto e di mani che si cercano nel buio, di segni che divelano il telaio, chi sei, chi sono e chi saremo ancora. Ci sarà cara, la notte non sarà poi così scura, e mai sapremo cosa è la paura, e mai sapremo cosa. Thank you.
le tastiere Gianvito Di Maio. Dura un istante, detto così, accanto a un muro sul mare. Quanto dura la sera, al neon di una stanza, fra scirocco e zanzare. Quanto dura il coraggio di dire domani, ma domani è già oggi, che voglia di uscire. Quanto dura, se dura, il latrato dei cani nella notte. Tutto questo è un bel dire. Che giostre e che belli soldati di piombo a guardarli d'estate. Posso udirne le voci, le grida a strapiombo, ma preferivo le fate. E che ieri era un lampo d'aprile, lo so, che l'han scritto su tutti i giornali. Non li ho letti per noia o paura, non li ho letti che ho perso gli occhiali. E allora vai, vai, e raccontaci ancora, se c'è un giardino in fiore che cresce in altura, vai, vai, che non c'è perdono nel vento di chi si è perso nei giochi dell'abbandono. E allora vai, vai, che raccontaci ancora di come si era adulti senza pane e dimora. Vai, 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 che non c'è una storia da piangere senza uno straccio, inutile così come una vittoria. Così per raggiungere il cielo, quanto dura e non cogli il momento che non sembra vero. Quanto dura il coraggio di stringere adesso la tua vita in un vortice acceso. Quanto dura, se dura, il successo di un sorriso triste e poi o un applauso confuso. Storia
faccia il senso è uno straccio inutile come una vittoria. Eppure si muove, la sento accanto, respirare corto, sempre controvento. Eppure si muove, gioca, si contorce, una scelta, un atleta, un fuoco sulle torce. Eppure si muove appena di soppiatto, tocca le mie labbra su quel sorriso e spegne la notte, il suo cuore impreciso, e accende una stella nel cielo indeciso. Eppure si muove, la sento andare per le strade del mondo, passeggiare. Mai nessuno la fermò, mai nessuno la fermò. Eppure si muove, la vidi volare sul deserto azzurro di questo mare. Mai nessuno la fermò, no, mai nessuno la fermò. Sento accanto accennare un verso, un controcanto. Eppure si muove all'ombra di Dio, silenzio, un benvenuto, l'addio. Eppure si muove, non è uno scherzo, un sole improvviso nel vento di marzo. Eppure si muove ed abita vicino, dove i sogni non muoiono al mattino. Eppure si muove all'ombra del viaggio, il destino che stempera il presagio. Mai nessuno la fermò, nessuno la fermò. Eppure si muove e disegna un fiore ad ogni bacio di un perduto amore. Ma nessuno la fermò, ma nessuno la fermò. Ai, ai. Le sue ali su questi anni, questi giorni uguali. Eppure si muove sola in una stanza e cammina sui tetti. La speranza. Applausi.
Ecco perché tra mille rogne e mille problemi, traffico assurdo, lo smog, gli anatemi e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca. Ecco cos'è dalla mia bocca furtiva un sorriso, disegno un solco dolce e indeciso, non certo il paradiso ma il luogo più preciso, si ha detto per inciso. Ecco cos'è lavoro che ci manca, il buco nero in banca e la salute arranca. Ecco cos'è lo stato alla delira, istituzioni stiva e questo treno che non arriva. Mare, 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 datemi una giornata al mare, sarò un idiota, un superficiale, un personaggio demenziale. Mare, 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 c'è la tempesta, il vento, il sole, li peggio uscirò col maestrale. Mare, 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 datemi una giornata al mare, sarò uno sciocco, un sentimentale, un personaggio da evitare. Mare, 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 mi basta l'aria piena di sale e questa boccata eccezionale. Ah. Ecco perché se arriva l'acqua, giornate alterne e lo stipendio in attesa eterna. Nessuno mai puntuale, solo il millesimale del mio condominiale. Ecco cos'è se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi sentono per matto ma io rido di brutto, ho fatto 68. Ecco cos'è se niente mai va bene, le svolte all'ospedale, le leggi elettorali. Ecco cos'è, sembra non ci sia scampo, ci crolli il mondo addosso, prendimi amore, andiamo adesso. Mare, 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 datemi una giornata al mare, sarò un idiota, un superficiale, un personaggio demenziale. Mare, 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 c'è la tempesta, il vento, il sole, invece uscirò col mare. Ci sono canzoni che fanno parte del repertorio da sempre, che uno dice va bene, quando stila lo spettacolo per l'anno dopo dice va bene, l'anno prossimo questa canzone non la faccio più, basta, adesso la canto da 20 anni, ora è sufficiente, no? Però sono quelle tipiche canzoni che escono dalla porta per rientrare dalla finestra, quindi te le ritrovi poi sempre lì e dice vabbè, facciamola pure quest'anno. Un bel giorno mi chiamano dal Ticino, non so esattamente da dove, e mi dicono, sai, vorremmo adottare la tua canzone come l'inno dei nostri scout, degli scout ticinesi. E quindi ho detto, dico, ma siete sicuri? Sì, 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 sì. Cambiamo un pochettino il testo, però. Così un bel giorno mi vedo arrivare questa cassetta della mia Camminando
totalmente stravolta con un testo diverso, ma mi faceva piacere l'idea che i giovani scout ticinesi la cantassero. E tra un fiume che muore e la gente distratta, soltanto l'odore per la strada rifatta. Venite bambini, comprate il torrone, comprate i nastrini per il Natale ed il cenone. Scididide, dididide, scividide, biribidi. Un cigno di ghiaccio attraversa i miei pensieri, ma non trovo il coraggio di parlare di ieri. Un sorriso di acrilico nei suoi occhi indifferenti, vorrei essere più cinico, ma augurargli un mal di denti. Camminando, camminando troverai la tua strada, sarà come la volevi e non è poi lontana. Camminando, camminando scoprirai d'essere un uomo. Forse non sarà domani, ma di certo avrà luogo. Camminando, camminando troverai la tua strada, sarà come la volevi e non è poi lontana. Camminando, camminando avrai freddo alle mani, ed allora metti i guanti ed affronta il domani. Ed allora metti i guanti ed affronta il domani. Telefono squilla, c'ho la barba da fare, dovrei uscire, ma non ho voglia di annoiarmi, di annoiare. In questo mondo di pazzi cercherò di salvare, tra missili e razzi, il bisogno di amare. Ed io penso a mia madre, e con lei i suoi sorrisi, mi vedeva dottore nei suoi sogni ormai in crisi. Ed io penso alle sue carezze e al suo pianto salato, quando venne il giorno triste cui me ne sono andato. Camminando, camminando troverai la tua strada, sarà come la volevi e non è poi lontana. Camminando, camminando scoprirai d'essere un uomo. Forse non sarà domani, ma di certo avrà luogo. Camminando, camminando troverai la tua strada, sarà come la volevi e non è poi lontana. Camminando, camminando avrai freddo alle mani, ed allora metti guanti ed affronta il domani. Ed allora metti guanti ed affronta. Pronta il domani.
tante grazie a tutti voi. Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati alla fine di questa bella serata, molto emozionante per me, e visto che è la data numero zero, quella che si dice numero zero, il primo concerto a tutti gli effetti, dopo che ieri abbiamo fatto una prova generale col pubblico in un piccolo villaggio della Svizzera tedesca che si chiama Liechtenstein in Tockenburg, roba difficile, però un posto meraviglioso che io frequento da più di 30 anni, e quindi questa era la prima ufficiale, diciamo, che ci introduce al tour italiano da domani. E niente, io ringrazio come sempre gli amici della radio e della televisione della Svizzera italiana, sempre così lusinghieri, gentili e buoni, quasi buoni, addirittura buoni con me, e non soltanto nella figura di Gianluca Verga, che ringrazio. E niente, a voi per dirvi che i dischi sono sopra, casomai, insomma, voglio dire. Ah, io verrò anche per autografarli se qualcuno lo desidera. E ci salutiamo con una canzone che si intitola Dove ti nasconderai. Grazie ancora e ci vediamo presto. Dove ti nasconderai? Ah, ecco, mi volevo dire. Dove ti nasconderai questa sera? Se l'ultima luna si spegnerà e la fiamma un fremito sulla cera, il silenzio un faro nell'oscurità, mi dirai di come passi il tempo, se c'è sole, nevica o pioverà, se la primavera c'ha i fiori di campo e qualcuno affretta nell'eternità. Mi racconterai, c'è ancora senza le porte, una foglia al vento che saluterà. Cambia tutto, cambia poco e niente, nei polmoni stanchi di queste città. Siamo tanti eppure siamo niente, siamo un treno che non ripartirà. E mi racconterai, c'è ancora molto da scoprire, oltre l'estate un panorama da benedire. È un amore grande, un amore forte, senza finestre, senza le porte, ferma al vento che saluterà. Dove ti nasconderai questa sera? Che nel buio ti ho trovato già. Leggimi di nuovo una storia intera che fa freddo e ancora lo farà. Hey!
signori, contrabbasso e basso elettrico, Mario Rivera. Percussione e batteria, Fabrizio Giambanco. Grazie a tutti voi, è stato un piacere veramente. Arrivederci, a presto, alla prossima. Acoustic Quintet. Aspetta, aspetta, Pippo. No, no, no. Allora, a nome di questo meraviglioso pubblico in presenza, a nome anche di tutti coloro che ci hanno seguito sulle frequenze di Rete 1 e tutti coloro che sono ancora collegati grazie al nostro streaming, ti ringraziamo, vi ringraziamo per la bellezza che ci avete regalato questa sera, la simpatia, l'umanità. Grazie per le tue canzoni che una volta ancora, lo dico con tutto il cuore, ci riappacificano con la bellezza della quale abbiamo sempre bisogno. Grazie Pippo. A voi, grazie. E c'è un'ultima incombenza. Pippo, vieni, c'è un'ultima incombenza. Pippo, un'ultima incombenza, vieni. Allora, se mi accendete tutte le luci, mi fanno anche dei segni. Sali sul palco, tutti qui voi, e finiamo col selfone finale. Che aspettavate solo questo? Dopo vi taggate. No, allora. Picciotti, venite. Allora, io siccome non sono molto... Come si fa? Com'è che si fa il selfie? Ecco, Cabassini, aiutami. L'hai fatto? L'hai girato? Così? Non lo so, devono farsi un selfie. No, non io, cioè loro, se lo fanno loro, si girano con voi dietro. Cioè, tutto vi devo spiegare. Beh, vedendo l'età media, forse... No, aspetta. È pronto? Fare. Allora, fatemi un selfie con loro dietro. Gira, fate voi. Quindi dobbiamo girarci. Se voi tutti. Accendete, fatene un po' seguendo un po' le porzioni di pizza dello studio.
ma col pubblico dietro, e fatevi vedere. Oh ragazzi, decoccio, proprio tac tac tac. Anche i ragazzi in piccionaia, ragazzi. Ragazze. Ragazzi in piccionaia. Che poi, mentre... No, potete pure... Mentre li congediamo, cosa ho scoperto questa sera? Che Pippo in autunno pubblicherà un libro. Forse qualcuno di voi un paio d'anni fa era chiasto quando abbiamo presentato insieme 100 Chimere, e sarà un'occasione, Pippo, per reinvitarti, magari in questo studio, per un incontro pubblico, per presentare il tuo libro. Ci tengo molto. Pippo Pollina! Adesso correte, che ci sono i dischi, i gadget, chi più ne metta.